Buongiorno, come promesso vi registro un video relativo alla possibilità di generare una nube in una bottiglia. Però inizio con un po' di spiegazione preliminare in modo che possiate poi capire bene che cosa succede. Partiamo quindi da un discorso generale che è relativo alla presenza dei nuclei di condensazione, che sono delle piccole particelle presenti nell'aria in natura, per esempio il particolato, ma anche gli aerosol. Queste particelle funzionano come nuclei di condensazione, cioè il vapore acqueo praticamente condensa su di loro. Qui abbiamo in questo grafico, come vedete, i nuclei di condensazione sono evidenziati da queste particelle colorate, mentre i cerchietti blu indicano le molecole di vapore acqueo. Quando il vapore acqueo condensa su un nucleo di condensazione, praticamente lo bagna se la sostanza non è igroscopica, mentre se invece la sostanza è igroscopica, si forma praticamente una gocciolina di soluzione, perché praticamente il nucleo di condensazione diventa il soluto, l'acqua diventa il solvente, si forma una soluzione, così come il tè e lo zucchero formano tè zuccherato. Molti dei nuclei di condensazione sono effettivamente igroscopici e quindi praticamente si forma una soluzione di acqua un pochino sporca. Ovviamente questo in natura succede quando la massa d'aria si raffredda e quindi il vapore acqueo si avvicina al quantitativo massimo che può essere contenuto a una data temperatura, e se viene superato questo contenuto massimo inizia la condensazione. Come vi ho detto a lezione, in realtà in natura non viene mai ecceduto, quasi mai, il 100% di umidità relativa, cioè praticamente quando il vapore acqueo raggiunge il valore massimo, inizia la condensazione del vapore acqueo e si forma acqua liquida. In natura non si arriva quasi mai a vedere valori di sovrasaturazione superiore a 1,5-2%, quindi le umidità relative praticamente non sono mai superiori al 102%. Quando è 102%, quel 2% in più rappresenta la sovrasaturazione. Come densità dei nuclei di condensazione in atmosfera ne abbiamo 10 alla 12 o 10 alla 13 per metro cubo, cioè un metro cubo di aria contiene praticamente 1000 o 10.000 miliardi di nuclei di condensazione. Questi danno origine a un quantitativo di goccioline d'acqua dell'ordine del miliardo per metro cubo. Allora, quando si formano queste goccioline di acqua, non hanno ovviamente la forma che è indicata qui, che è la forma che in genere viene raffigurata nei fumetti. In realtà, la forma di una gocciolina d'acqua di questo tipo è quella che si stacca dai rubinetti che perdono. Lì qui vedete un'immagine di un rubinetto che perde o di una guarnizione che perde. Allora la goccia assume questo tipo perché? Perché c'è la forza peso che la trascina verso il basso, ma c'è la tensione superficiale che la mantiene attaccata all'oggetto da cui perde e quindi assume questa forma allungata verso il basso. In realtà le goccioline sono sferiche, tutte quelle di dimensioni relativamente piccole. Quando cominciano a diventare grosse, diventano sì oblate come in questa immagine, ma in realtà in lungo, perché cadendo, più sono grosse, più cadono velocemente. L'attrito si esercita nella superficie a contatto con l'aria cadendo, quindi è la superficie inferiore che si appiattisce. Qui vediamo un'immagine di una persona che stappa una bottiglia di birra. Questa immagine è in ciclo continuo. Allora, uno potrebbe chiedersi: questa nube che si forma istantaneamente mentre sto stappando la bottiglia, è una nube di birra, cioè vapore di birra condensato, oppure se la bottiglia è di spumante,
È un vapore di spumante, o se la bottiglia di Coca-Cola è vapore di Coca-Cola. In realtà, questo che vediamo qui, intanto non è vapore acqueo, ma è acqua liquida. Il vapore acqueo è invisibile. Ed è proprio vapore acqueo condensato, cioè questa è una vera nube. L'unica differenza è che è una nube estremamente più densa di quelle che vedo nel cielo. La nube che vedo in cielo, in uno spessore così piccolo di 2-3 cm, quale quello di una normale bottiglia di birra, non si vedrebbe. Non si vedrebbe praticamente mai. Quindi qui è più visibile perché ci sono tantissimi nuclei di condensazione. Adesso cerchiamo di capire quali sono gli ingredienti necessari per formare una nuvola. Allora, sono tre gli ingredienti principali. Due sono veri e propri ingredienti, il terzo un processo. Il primo ingrediente è il vapore acqueo. Il vapore acqueo perché deve condensare, quindi deve esserci il vapore acqueo. Ma qui siamo tranquilli, il vapore acqueo c'è ovunque. Anche nel deserto del Sahara c'è vapore acqueo. Noi possiamo vederlo il vapore acqueo soltanto in un modo, utilizzando un sensore che va a indagare nella banda di assorbimento del vapore acqueo. Questo è quello che fanno i sensori posti sui satelliti e quando vediamo le immagini tipo questa, raffigurata qui in questo riquadro, praticamente questo è ciò che vede il satellite nella banda di assorbimento del vapore acqueo. Quindi dove ci sono queste superfici chiare vuol dire che c'è forte concentrazione di vapore acqueo. Attenzione, queste non sono nubi, questo è vapore acqueo, quello che ai nostri occhi è invisibile. C'è correlazione tra il vapore acqueo e le nubi? Certamente c'è correlazione. Per esempio, in questa fascia blu, dove non c'è una bassa concentrazione di vapore acqueo, è molto difficile che si formino nubi, perché mancando il vapore acqueo questo non condensa e quindi non produce nubi. Ma queste bande chiare che indicano forte concentrazione di vapore acqueo non sono necessariamente associate a nubi. Le nubi si formano quando il vapore acqueo condensa e non è detto che condensi dappertutto. Quindi diciamo la presenza di vapore acqueo in forte concentrazione è una condizione necessaria ma non sufficiente perché avvenga la condensazione e quindi si formano le nubi. Questa è una cosa che ribadisco ogni volta perché c'è molta confusione. Qui vediamo una pentola d'acqua in ebollizione. Questo fumo che si vede non è vapore acqueo. Il vapore acqueo può esserci anche, diciamo, nel fumo, ma non è visibile. Comunque, quello che qui si vede come fumo in realtà è una nube, cioè sono goccioline di acqua liquida. Sicuramente qui non ci sono particelle di ghiaccio per via della temperatura, quindi queste sono tutte goccioline di acqua liquida. Il vapore acqueo è anche presente dove non vedo nulla, per esempio in questa parte scura. Qui c'è ovviamente un effetto di luce che illumina molto le particelle di nube, le rende visibili. Il vapore acqueo, essendo invisibile, non lo vedo, c'è cioè dappertutto. Ok? Ma queste che si vedono sono goccioline di acqua. Quindi, ingrediente 1, vapore acqueo. Abbiamo detto che comunque c'è, anche in questa fascia blu, c'è cioè vapore acqueo, è semplicemente che è in bassa concentrazione. Questa è un'immagine in falsi colori. E c'è una scala. Quando abbiamo questa colorazione naturale, cioè blu sul mare e verde o marrone sulla terraferma, vuol dire che c'è bassa concentrazione. Quando è bianco, che c'è alta concentrazione. Ingrediente numero due sono i nuclei di condensazione, cioè le particelle. Anche lì siamo tranquilli, nel senso che le particelle ci sono dappertutto, su tutta In tutta l'atmosfera terrestre sono presenti nuclei di condensazione, altrimenti le nubi non si formerebbero mai. Senza nuclei di condensazione noi dovremmo avere umidità relativa del 400% per poter vedere delle nubi.
Siccome le umidità relative che si vedono naturalmente sono dell'ordine del 100-102% al massimo, significa che i nuclei di condensazione ci sono ovunque. Quindi diciamo, per creare una nube in una bottiglia, gli ingredienti 1 e 2 non dovrei neanche aggiungerli, ci sono già. Terzo, diciamo, ingrediente che vi dicevo, in realtà è un processo. E il raffreddamento, perché? Perché io devo far condensare il vapore acqueo e per fare condensare il vapore acqueo c'ho due modi in pratica: aggiungerne in modo tale da portare il quantitativo a oltrepassare il valore limite che dipende dalla temperatura dell'aria. Allora, se io per esempio sono in questa stanza, ci sono 20 gradi. Con 20 gradi io so che la massa di vapore acqueo massima sarà un dato quantitativo, quindi tanti chili di vapore acqueo per chilogrammo di massa d'aria è il valore massimo. Allora io posso causare la formazione della nube se immetto continuamente nuovo vapore acqueo finché supero questo valore massimo, e allora quello in eccesso condensa, oppure secondo metodo, il raffreddamento. Io posso raffreddare l'aria in questa stanza. In questo caso io non tocco la massa di vapore acqueo che c'è, che rimane quella, però diminuisco la temperatura. Quindi, per esempio, entro in un freezer. E in questo caso, diminuendo la temperatura, diminuisce, legge di Clausius-Clapeyron, il quantitativo massimo di vapore acqueo che può essere presente in atmosfera, che è funzione solo della temperatura, e diminuendo continuamente la temperatura, prima o poi arrivo alla saturazione, perché diminuisco il valore massimo. Quando il valore massimo uguale il valore che c'è qua dentro, in quel momento inizia la condensazione. Se io diminuisco ancora la temperatura, cosa significa? Che il quantitativo massimo diventi inferiore a quello che c'è qua dentro. Questa cosa non può mantenersi, perché altrimenti vado a un'umidità relativa superiore al 100% che in atmosfera non c'è, e significa che il vapore acqueo in eccesso condensa e quindi ho la condensazione forzata dal raffreddamento. Adesso abbiamo parlato in generale in atmosfera, e in atmosfera vi ho detto il vapore acqueo c'è ovunque, i nuclei di condensazione ci sono ovunque. I processi di raffreddamento ci sono, perché basta che l'aria salga verticalmente. Salendo, cosa succede? La pressione diminuisce, il processo è adiabatico, quindi anche la temperatura diminuisce e io ho il raffreddamento. Allora, il moto verticale può essere originato o dalle termiche, si formano le termiche, l'aria sale, quindi grazie al surriscaldamento del terreno di giorno. Oppure semplicemente perché il vento spira verso una montagna e quando arriva ai piedi della montagna è costretto a salire, se l'energia è sufficiente. Oppure, terzo motivo, c'è una bassa pressione, si forma un moto diciamo di il contrario della subsidenza, convezione. Ma nella bottiglia io non posso fare tutto questo. Allora, cosa ci serve per creare una nube in una bottiglia? Il vapore acqueo. E qui siamo abbastanza tranquilli. Non dovremmo neanche aggiungerlo. Io negli esperimenti che farò in realtà ci metterò un pochino d'acqua e poi farò lo shakeraggio. Quindi parte dell'acqua può evaporare. Ma vi ripeto, l'esperimento viene anche senza metterci l'acqua, quindi non è indispensabile perché, ripeto, il vapore acqueo c'è dappertutto. La semplice presenza mia, ogni volta che io espiro, immetto dell'aria che contiene vapore acqueo. Se io sto tanto tempo in una stanza, la arricchisco di vapore acqueo. Le mie funzioni corporali mi fanno emettere vapore acqueo. Questo ciascun essere vivente fa così, almeno ciascun animale. Ma anche le piante traspirano, c'è questa emissione di vapore acqueo dal fiato. Quindi non serve aggiungerne nella bottiglia. Seconda cosa, nuclei di condensazione, anche questi ci sono, però qui c'è un problema. Io ve la voglio far vedere sta nube nella bottiglia.
La bottiglia è grossa così, questo ve lo ripeterò facendo l'esperimento. In una distanza così, ma pensate quando uscite fuori nella nebbia, quelle nebbie che si dice si tagliano col coltello, ma ci vediamo a questa distanza qui dal naso? Certo che ci vediamo, anche con la nebbia più fitta che c'è, a questa distanza io non vedo nebbia. E quindi se io creassi una nube con la densità tipica della nebbia naturale o delle nubi naturali, ma in questa dimensione io non la vedo e invece io ve la voglio far vedere. E per farla vedere cosa devo fare? Devo aumentare il numero di nuclei di condensazione, perché più nuclei ci sono, più gocce si formano e più gocce si formano, più la nube è densa e visibile. Se io creo una nube densissima, anche nella bottiglia spessa così, la vedo. Per aumentare il nucleo di condensazione io vi farò vedere due metodi diversi. L'utilizzo dell'alcol denaturato, perché l'alcol è una sostanza che evapora molto facilmente e evaporando forma delle molecole che possono agire da nuclei di condensazione. Quindi io metto dell'alcol nella mia bottiglia, la shakerò un po' e questo provoca l'evaporazione dell'alcol. L'alcol evapora molto facilmente, quindi basta shakerare veramente poco tempo. Oppure, metodo 2, vi farò vedere anche questo, metto del fumo nella bottiglia. Siccome io odio fumare, prendo un foglio di carta, lo brucio e poi lo ficco dentro la bottiglia. Terza cosa, devo indurre il raffreddamento della bottiglia. E qui, siccome non voglio entrare in un freezer e starci per una giornata facendo il film, anche perché diventerebbe noioso, uso un altro metodo. Diminuisco la pressione, ma non riesco a diminuire la pressione atmosferica. È molto difficile far scendere la pressione sotto la pressione atmosferica. E allora cosa faccio? Prima l'aumento e poi la diminuisco. Aumento la pressione nella bottiglia, shakerò un po', quindi favorisco l'evaporazione sia dell'alcol sia dell'acqua che ci metto dentro, e poi raffreddo, facendo diminuire improvvisamente la pressione nella bottiglia. Quindi in pratica questa depressurizzazione fa scendere la temperatura e io sto simulando la salita della mia massa d'aria. Allora, io vi farò vedere due esperimenti. Nel primo esperimento, in pratica, lo vediamo prima, uso una pompa della bicicletta per aumentare la pressione. Allora, che cosa succede? Guardiamolo sul diagramma di Clausius-Clapeyron. Io all'inizio creo una condizione quando dentro la bottiglia c'è forte pressione, creo una condizione in cui per esempio sono nel punto 1. Nel punto 1 vuol dire che c'è una certa temperatura all'interno della bottiglia. Una temperatura che potrebbe essere ad esempio di 293,15 Kelvin, cioè 20 gradi, e poi dopo depressurizzando faccio diminuire la temperatura, per esempio a 287,5 Kelvin, cioè 14,4 gradi. Tenete conto che qui abbiamo le condizioni iniziali, temperatura e temperatura di rugiada sono diverse, perché non c'è saturazione in questa stanza. E quindi anche le pressioni di vapore e di vapor saturo sono diverse. Qui abbiamo la pressione di vapore attuale presente nella stanza e quella di vapor saturo che dipende dalla temperatura. E quindi questi 23-37 Pascal dipendono dai 293,15 Kelvin. Poi induco un raffreddamento. Inducendo il raffreddamento, la mia massa d'aria rimane la stessa, quindi la pressione di vapore normale rimane 16,40 ettopascal, ma io raffreddo fino a raggiungere la curva di Clausius-Clapeyron, quindi arrivo alla condensazione. E quindi anche la pressione di vapor saturo cambia e diciamo segue il raffreddamento, per cui la pressione di vapor saturo diventa 16,40. In questo momento io ho pressione di vapore uguale alla pressione di vapor saturo. Questo succede
quando io faccio la depressurizzazione della mia bottiglia, ma in realtà io continuo oltre questo punto, io qui l'ho diviso in due, ma in realtà il processo è continuo, noi andremo direttamente da 1 a 3, il punto 2 non lo vediamo, e nel momento in cui inizia la condensazione in realtà siamo nel punto 2, continuando noi andiamo nel punto 3, il punto 3 la bottiglia si raffredda parecchio, io ho stimato che arrivi a circa 8 gradi, quindi questo in Kelvin vuol dire che anche la pressione di vapor saturo diminuisce e diventa di 10,72 ettopascal. Questi numeri li ho calcolati con il calcolatore dei valori di umidità e di pressione di vapore. C'è una depressurizzazione della pressione atmosferica, ma soprattutto diminuisce la pressione di vapor saturo. Questa diminuzione vuol dire che diminuisce anche la massa di vapor saturo, e quella che è diminuita è condensata, è andata a finire nelle goccioline d'acqua. Quindi io vedrò questa cosa qua nel mio esperimento. Quindi, in pratica, che cosa noi avremo? Una bottiglia trasparente a cui ho attaccato una valvola di camera d'aria per consentire la pressurizzazione e la depressurizzazione dell'alcol. Alcol denaturato, comunque qualunque tipo di alcol, basta che sia una sostanza alcolica che evapori facilmente. Una pompa di bicicletta per pressurizzare la mia bottiglia e poi dell'acqua che vi ripeto non è necessaria, si può anche non mettere. Io la metterò, ne metterò qualche goccia giusto per far vedere, perché sennò sembra che il vapore acqueo si crei dal nulla. In realtà c'è già, ma mettendoci l'acqua, diciamo, è una cosa che diventa più comprensibile. Allora, buongiorno, perdonate la mia tenuta casalinga, ma sono praticamente in un laboratorio, anche se sono a casa, e vi voglio far vedere come possiamo generare una nube in una bottiglia a casa, con quindi ingredienti casalinghi. Qui davanti a me ho una bottiglia che contiene dell'acqua, una bottiglia vuota, alcol denaturato, quello che si trova anche al supermercato. Volendo c'è anche del bioetanolo, ma non lo userò. Una volta usavo sempre questo perché ce l'avevamo in laboratorio a fisica, però ultimamente vi faccio vedere che si può usare anche questo che tutti abbiamo in casa. La cosa importante è che ho modificato un tappo di questa bottiglia in maniera tale da inserire una valvola. Lo vedete qua? Questa valvola l'ho staccata da una camera d'aria di una bicicletta che si era definitivamente rotta e l'ho avvitata intorno al tappo in maniera ermetica. Questo è importante perché l'aria non deve scappare di qua. Bene, a questo punto che cosa facciamo? E poi c'è un ultimo ingrediente che è la pompa di una bicicletta. Allora, questo esperimento io ve lo farò vedere innanzitutto in due versioni. Nella prima versione servono tutti gli ingredienti che vi ho detto. Nella seconda c'è un ingrediente in più e uno in meno. Allora, come dicevamo prima, per generare una nube in una bottiglia servono tre ingredienti fondamentali, come se fosse una ricetta, no? Se io devo fare una torta, mi serve la farina, l'uovo, eccetera. Allora, gli ingredienti cosa sono? I nuclei di condensazione. Allora, devo mettere i nuclei di condensazione in questa bottiglia? In teoria no, perché anche in questa stanza, anche se la vedete pulita, è pieno di nuclei di condensazione. Però in realtà sì, perché io vorrei che voi la vedeste la nube in questa bottiglia. E come vedete dalle dimensioni, la bottiglia è spessa neanche 10 cm. E rendere una nube visibile in soli 10 cm di atmosfera in condizioni naturali è praticamente impossibile. La nube si forma, ma non la vedreste. Se la bottiglia fosse larga come tutta la stanza, che è di 5 metri, allora la vedreste. Però questi sono, ripeto, 10 cm. Allora, per aumentare i nuclei di condensazione qua dentro, noi useremo l'alcol, perché l'alcol evapora facilmente
Evaporando il liquido alcol diventa molecole gassose e questi sono i nostri nuclei di condensazione. Secondo ingrediente che serve è il vapore acqueo. Ce n'è di vapore acqueo? Sì. Quindi l'acqua che io ho messo qua dentro, acqua del rubinetto, non servirebbe neanche. Possiamo mettercene qualche goccia, perché poi quando chiudiamo la bottiglia la sciacchiamo e a questo punto l'acqua tende a evaporare. Però non servirebbe neanche, si può fare anche senza metterci dell'acqua dentro. Terzo ingrediente, e questo è un problema, bisogna raffreddare questo oggetto. Allora, la cosa migliore sarebbe che io vi stessi facendo questo filmato dentro un freezer. L'unica cosa è che poi bisogna aspettare che si raffreddi veramente, dovrei starci 2 o 3 ore e sarebbe abbastanza scomodo. Poi la seconda cosa è che non ho un freezer a disposizione in cui ci posso stare io dentro. E quindi ricorriamo a un altro metodo, quello di prima pressurizzare l'aria dentro questa bottiglia. E poi far scendere bruscamente la pressione. Quando si fa scendere la pressione, scende anche la temperatura, perché l'aria dentro la bottiglia, diciamo, è sottoposta a una trasformazione adiabatica, e a quel punto, nella trasformazione adiabatica, se diminuisce la pressione, diminuisce anche la temperatura. Il fatto della diminuzione della temperatura è diciamo, il comportamento essenziale. Tanto più io riesco a raffreddare l'aria in questa bottiglia, tanto più il vapore acqueo andrà in saturazione e la parte satura condenserà. Quindi se io riuscissi a raffreddare tantissimo qua dentro, creerei una nube estremamente densa. Quei filmati che trovate su YouTube con nubi molto dense, tra cui quello che vi ho segnalato, riescono proprio perché c'è un raffreddamento forte dentro la bottiglia e questo dipende da quanto io riesco ad aumentare la pressione per poi farla cadere fino alla pressione ambientale. Comunque ho già parlato troppo, cerchiamo di fare l'esperimento. Allora, prima ci metto un goccino d'acqua, giusto per, diciamo, ripeto, questo non sarebbe neanche così utile, quindi poca. Perché, ripeto, il vapore acqueo è già presente nell'atmosfera, anche qui dentro, in questa stanza. Poi, seconda cosa, ci metto un po' d'alcol. Mettiamo l'alcol. Non ne serve poi tanto, eh. Ok? In realtà qui dentro adesso c'è più alcol che acqua. Poi chiudiamo questa bottiglia con il tappo con la valvola sopra. Chiudiamo bene, qui deve essere ermetico adesso. Ok? A questo punto bisogna pompare. Io adesso non riesco a farvelo vedere nel video, fidatevi, infilo. Questo ve lo posso far vedere. Poi l'attività di pompaggio, no? Infilo questo qua dentro. Ok? E procedo al pompaggio. Devo pompare il più possibile. Quindi fidatevi. Questa pompa non ha un manometro, però da confronti fatti con un'altra pompa che adesso ho dismesso, che invece era dotata di manometro, ho visto che tipicamente con le pompe delle biciclette si riesce ad arrivare a una pressione di circa 3 atmosfere. E come vi dicevo prima, è fondamentale, più pompo, si fa una certa fatica, soprattutto da farlo da seduti. Poi a un certo punto non ci si riesce più. Da in piedi viene meglio. Scusate se vi faccio vedere il mio fianco.
Ok, adesso praticamente non riesco più a pompare l'aria all'interno di questa bici. Abbiamo fatto il pompaggio. Stacco questo, tanto non succede nulla perché la pressione rimane dentro. Se voi toccate questa bottiglia adesso è calda perché io ho aumentato la pressione e a questo punto è aumentata anche la temperatura al suo interno. Non c'è la nube adesso. Quello che vedete è semplicemente un pochino di condensazione. A questo punto posso fare un po' di shaking. Perché faccio questo? Sto cercando di produrre l'evaporazione dell'alcol. Posso farlo per un po' di tempo, un minuto, due. E come vi dicevo, questa operazione vuole far evaporare l'alcol e il risultato sarà che parte dell'alcol è evaporato e va a far crescere i nuclei di condensazione qua dentro. Quando io abbasserò la pressione della bottiglia, avremo che scende la pressione, scende la temperatura, quindi la frazione di vapore acqueo si avvicina alla saturazione. Quando la raggiunge, la parte in eccesso condensa sui nuclei di condensazione. Più ce n'è, più goccioline si formano. Più goccioline si formano, più la nube diventa visibile. Per cui è per quello che io ho voluto far aumentare i nuclei di condensazione in questa bottiglia. Tra l'altro, adesso se voi fate così, non ci si riesce neanche a muoverla la superficie perché ci sono 3 bar qua dentro, 3 atmosfere, 3 volte la pressione atmosferica. Se io riuscissi a farla salire di più, la nube sarebbe molto più visibile. Ho interrotto un attimo il video perché avevo dimenticato di prendere un oggetto fondamentale, un abiro, per schiacciare la valvolina. Adesso io voglio depressurizzare questa bottiglia, cioè la pressione in questa bottiglia. Allora schiaccio la valvolina. Ecco la nube, la vedete? Si dovrebbe vedere, purtroppo c'è il riflesso della finestra, ma comunque dovrebbe essere visibile. Tra l'altro la posso anche ravvivare perché se io faccio scendere ulteriormente la pressione, si riforma ulteriori goccioline. Questa nube è molto, molto, molto più densa delle nubi che ci sono adesso, per esempio, in cielo. Con una densità simile, una nebbia con una densità simile, io non riuscirei a uscire da questa stanza. Se qui dentro ci fosse una nebbia con questa densità, non vedrei nulla, non riuscirei a vedere a 2 metri di distanza. Se depressurizzo ancora, se ne forma ancora un po', perché ogni volta condensa la frazione di vapore acqueo in eccesso. Tenete conto che praticamente adesso la bottiglia è molto fredda. Se io tocco la superficie, per un attimo sento freddo, poi ovviamente le mie mani la scaldano, quindi lentamente si riscalda. Se voi la tenete ferma verticalmente in questa situazione, vedete anche che la nube pian piano tende a muoversi verso il basso, quindi si ha una sorta di micro precipitazione, diciamo di micro goccioline verso il fondo della bottiglia. Ok, quindi questo è un modo. Se adesso io togliessi, faccio uscire completamente la pressione dentro la bottiglia, posso ripetere l'esperimento. Pompo di nuovo dell'acqua e poi ripeto l'esperimento e si riforma la nube nella bottiglia. E così via, lo posso ripetere n volte. Quindi questo è un modo in cui funziona. Adesso vi faccio vedere un secondo modo per fare questo. Ho bisogno però di ingredienti leggermente diversi. La versione 2 dell'esperimento prevede in realtà degli ingredienti lievemente diversi, sempre la bottiglia, un foglietto di carta e dei fiammiferi per semplicemente dar fuoco alla carta,
Perché do fuoco alla carta? Perché poi la butto nella bottiglia, il fuoco si spegne, ma si genera del fumo. Il fumo vuol dire particolato, un sacco di nuclei di condensazione. In realtà ce n'è molti di più in questo secondo esperimento. E lo si vedrà anche perché il fumo creerà una nebbiolina già lui dentro la bottiglia. Ci sono molti più nuclei di condensazione. Nella bottiglia ci metto dell'acqua semplicemente per far sì che il fuoco si spenga. E ovviamente se fate questo esperimento, dopo l'altro svuotate la bottiglia, non ci deve essere alcol quando si inserisce il foglio di carta che sta bruciando, se no, diciamo, l'alcol può accendersi e non è bello. Quindi si svuota la bottiglia, si mette un po' d'acqua, la carta che brucia a contatto con l'acqua si spegne, ma si genera fumo. A quel punto io schiaccio la bottiglia con le mie mani, non mi serve più la pompa di bicicletta, la schiaccio semplicemente e ovvio che la pressurizzazione è inferiore, io con la pompa arrivo a 3 atmosfere, invece schiacciando è poco più di un'atmosfera, però ci sono talmente tanti nuclei di condensazione che basta per rendere la nube visibile. Quindi il percorso sul diagramma termodinamico rispetto al caso precedente in realtà è molto simile, l'unica cosa è che i percorsi sono più piccoli, è più piccola la differenza di temperatura, quindi il raffreddamento, ma invece è maggiore il numero di nuclei di condensazione, per cui alla fine l'effetto è analogo. Vedrete che più o meno la nube si vede esattamente come nell'esperimento precedente. E, tra l'altro, sia nell'esperimento 1 che nell'esperimento 2, le cose sono reversibili, cioè nell'esperimento 1 posso ripompare, ripressurizzare la bottiglia e poi di nuovo depressurizzare e la nube si forma di nuovo. E anche qua posso schiacciare e rilasciare in continuo la bottiglia e vedrò che la nube si forma e sparisce, si forma e sparisce. Quindi l'esperimento è reversibile. Dunque, adesso veniamo, come vi dicevo, al secondo metodo. Gli ingredienti per il secondo metodo sono un pezzo di carta. Io ho preso una candela per avere il fuoco a disposizione, perché qui non sono in cucina e non ho fiammiferi a portata di mano. Basterebbe un fiammifero, un accendino. Poi la solita bottiglia e dell'acqua. L'acqua, ripeto, non serve per aumentare il vapore acqueo che già c'è, ma serve per spegnere il pezzo di carta a cui darò fuoco. Quindi comincio col rompere la carta, la pallottolo un po' dandogli una forma cilindrica, poi prima di mettere, diciamo, di produrmi, accendere il pezzo di carta, rovescio l'acqua qui dentro. Qui ho buttato via la soluzione di acqua e alcol che c'era prima, perché fuoco e alcol è meglio che non stiano insieme. Allora, questa è la nostra bottiglia, è la stessa di prima. Questa volta la chiuderò con un tappo normale. Allora, cosa facciamo? Diamo fuoco alla carta. Ok, quando ha preso un po', la buttiamo qui dentro. Ecco, qui vedete adesso che c'è del fumo. Questo fumo non è la nube, ovviamente. Quindi dovremmo tener conto che con questo metodo partiamo già da un aumento di densità. Poi c'è stata evaporazione perché il calore del fuoco sta facendo condensare sulle superfici della bottiglia, diciamo, il vapore acqueo. Quindi qui vedete che partiamo già da una situazione in cui c'è una densità che però è fumo, ma questo ci permette di, diciamo, avere nuclei di condensazione. Lo possiamo anche far uscire questo fumo, un po' almeno, non tutto perché sennò è stato inutile il metodo, ma ce n'è troppo adesso. Quindi lo facciamo uscire un po'. Ok, adesso vedete che comunque c'è ancora del fumo, facciamo scorrere l'acqua semplicemente per, diciamo, togliere la condensazione che si sta formando sulle pareti della bottiglia, perché non è quella che ci interessa. E poi questa volta,
Non pressurizziamo con la pompa della bicicletta. Faccio ancora uscire perché è ancora troppo. Ma pressurizziamo schiacciando la bottiglia. E qui naturalmente chi ha più forza è favorito. Quindi quello che cercheremo di fare è di ripetere l'esperimento precedente, questa volta senza alcol. E poi, perché i nuclei di condensazione li abbiamo già inseriti con il fumo, e poi usando invece della pompa della bicicletta, usando direttamente la nostra forza. Quindi a questo punto schiacciamo la bottiglia il più possibile. Più si schiaccia, meglio è. Nel momento in cui è schiacciata, possiamo shakerare un po' e poi lasciamo. Ecco che si è formata la nube. Avete visto quanto è istantaneo? Se reschiaccio la nube sparisce. Non so quanto si veda nel filmato, ma diciamo dal vivo è molto evidente. Formata, sparita. Vedete la mia faccia in trasparenza? Shakerò così si vede meglio. Se io lascio andare, vedete che non la vedete quasi più. Se schiaccio, la vedete meglio. Quando io aumento la pressione, la nube si disattiva, quindi le goccioline diminuiscono perché ho scaldato la bottiglia. Se io lascio andare, la nube si attiva, ci sono molte più goccioline. Questo anche si può ripetere 1000 volte. Se schiaccio si disattiva, se lascio andare si attiva. È un esperimento che, ripeto, potete. Qui non vi serve neanche la pompa della bicicletta, basta un accendino e un pezzo di carta. Ovviamente qui dentro rimane la carta, poi sarà. Bisogna farlo uscire se volete ripetere ex novo l'esperimento, ma adesso qui i nuclei di condensazione ci sono. Ogni volta schiaccio, spariscono, posso shakerare solo per bagnare la superficie e togliere la condensazione. Nube. Nube sparita, nube riformata, nube sparita, nube riformata. Lo potete fare 1000 volte. Di nuovo, la densità di questa nube è enormemente superiore alla densità della nube che potete vedere in cielo. Cosa abbiamo imparato da questi esperimenti? Allora, innanzitutto io vi ho dato delle ricette semplici che si possono realizzare anche a casa vostra, quindi potete provarci a fare questi esperimenti, non ci vuole nulla di complicato. Se non avete la pompa della bicicletta o se non siete bravi a, diciamo, mettere la valvola su un tappo, qui ci vuole un minimo di manualità, ma veramente poco, perché ci sono riuscito io al primo colpo. Io non ho una grandissima manualità, quindi io penso che ci possa riuscire chiunque. Bisogna avere la valvola e questa magari può essere non facilissima da trovare. Però potete provare col secondo metodo. Il secondo metodo non serve nulla, bastano un fiammifero accendino, della carta, acqua e la bottiglia trasparente. E un minimo di forza, ma veramente poca. Quindi sono esperimenti realizzabili tranquillamente a casa, funzionano, funzionano quasi sempre. Fate una prova e poi vedrete che in realtà funziona al primo colpo. Che cosa ci dice questo esperimento? Al di là del fatto che uno sembra un mago, c'è della scienza dietro. E secondo me la cosa più importante che impariamo da questo tipo di esperimento, intanto è che quello che vi ho detto prima a livello di fisica è vero, nel senso che effettivamente con quegli ingredienti si forma una nuvola. La seconda è che la nuvola si forma immediatamente. Questo lo vediamo soprattutto dall'esperimento in cui schiacciamo e rilasciamo la bottiglia. È immediato, meno di un secondo. Ed è così breve sia il processo di condensazione e formazione della nube, sia il processo di dissipazione quando io lascio la bottiglia, quindi depressurizzo. La nube sparisce. Noi lo chiamiamo in fisica attivazione, quando la nube si forma, quando io rilascio,
e quando lo ripressurizzo, disattivazione, la nube si dissipa. Quindi attivazione e disattivazione sono processi immediati con le goccioline d'acqua. Se io fossi a temperature estremamente basse, tipo meno 50 gradi, invece di formarsi le goccioline d'acqua si formerebbero i cristalli di ghiaccio. Ecco, questo è un processo un po' più lento, perché la solidificazione del ghiaccio o addirittura la sublimazione richiede un pochino più tempo, quindi è meno immediato. Ma se noi consideriamo la condensazione, è un processo immediato. Come vi dicevo, la fisica funziona, quindi gli ingredienti sono quelli giusti, servono i nuclei di condensazione, quelli siamo fortunati perché ci sono ovunque, e anche il vapore acqueo è essenziale, e lì c'è ovunque, ma ci sono dei posti in cui ce n'è di meno. Per esempio, sul deserto del Sahara c'è il vapore acqueo, non è neanche così poco come si può immaginare. Però la temperatura, soprattutto di giorno, è talmente alta che per arrivare al livello di condensazione io devo far salire la mia aria di moltissimo e qualche volta in natura non ce la fa a salire così tanto. Perché sì, è vero, la termica surriscaldata dal suolo si muove all'inizio velocemente, ma arrivato a un certo livello non riesce più a salire e non arriva al livello di condensazione. Ovviamente più vapore acqueo c'è, più questo livello di condensazione si abbassa e quindi la base delle nubi si forma più in basso. Ma comunque una sufficiente concentrazione di vapore acqueo è essenziale. Terza cosa, devo avere un processo di raffreddamento. Io nella bottiglia lo induco con la depressurizzazione, in natura viene indotto dal sollevamento, che porta l'aria ad avere una pressione che diminuisce adiabaticamente, quindi diminuisce anche la temperatura. È tutto. Quindi questo è ciò che ci dice questo esperimento. Io spero che riusciate a divertirvi anche voi. Questo è il modo migliore di imparare i processi fisici con il divertimento.